spesso hanno a che fare con il lato oscuro dell'animo umano, con una grande istintualità che tu sai controllare molto bene. Come lavori su questo aspetto? Un po' è un caso, credo. Un po' dipenda dalla faccia, con i lineamenti grossi, no? Insomma, sto tono che ho, che è molto basso, il 48 di piedi, insomma, un po' sulle contingenze. Ci lavoro cercando di scavare internamente, no? Internamente a me, è come dire, io vado, provo ad andare a aprire quei pozzi un po' sconosciuti e neri che ognuno ha e che, ringraziando il Dio, poi tiene coperti, perché per fortuna magari ha delle condizioni di vita che non gli chiedono, no? Di aprirli, di aprirsi. Dimmi perché hai scelto questa sequenza, Kubrick in particolare. Ma Kubrick è il dio del cinema. Ieri Aurelio De Laurentiis è venuto e ha detto che ci sono tanti tra i registi, c'è alcuni media, alcuni mediocri, ci sono solo tre dei cinema, Fellini, Kurosawa e Kubrick. Io avrei tanto voluto vedere Ruggine, ma a Napoli l'hanno tenuto una settimana in una sola sala. Qual è il problema, secondo te, della distribuzione in Italia? Più che un problema della distribuzione, guarda, io già sono contento che una settimana c'è stato, capito? E, guarda, la cosa migliore per il cinema è la diversificazione, no? Quindi è bello avere, no? Sia il blockbuster, sia la commedia, che anche il film che racconta qualcos'altro. Poi certo, è ovvio che alcuni film di tematiche, con tematiche così particolari, così anche che affrontano magari tabù, è chiaro che non andranno nel multisala. Questo è un po', appunto, è un equilibrio strano. Sono contento che almeno per una settimana sei stato tu che dovevi sbrigarti prima. Oh. Ok. E invece un petto schiatti dalla rabbia. Beh, lui, Pasolini, è la perdita, secondo me, proprio artistica più grave, proprio più grave che abbiamo mai avuto. A teatro sei anche regista, ti vedremo mai dietro la macchina da presa? Scherzi? Non vedo l'ora. Io già, non lo so, sto scrivendo sceneggiature su sceneggiature, e che bisogna aspettare quella proprio, già, quella esatta, quella che deve arrivare da sola, capito? Però figurati, non vedo l'ora. Ti racconto però un'identificazione che mi ha creato dei guai di un film che mi sono scordato, con Charlize Theron, Monster. Io per una settimana sono stato una lesbica incazzata. Mi esce, con un uomo. C'è lei che faceva così, con i capelli, per una settimana, il caffè. Ero Charlize Theron, incazzata con gli uomini. È stato un problema. Ciao Napoli Film Festival, che bello stare a Napoli e al film e al festival. Ciao.